mamme e papà all'ultima spiaggia. Benvenuti all'ultima spiaggia, mamme e papà. Alla vostra destra ci sono gli ombrelloni e le sdraio. Questi sono i braccialetti per l'open bar. E non dimenticate di ritirare i guanti d'amianto per non ustionarvi durante il falò con grigliata di mare previsto questa sera. I bambini si divertono al mini club e voi avete la rara possibilità di godervi il momento. L'ultima spiaggia è quella nella quale, prima o poi, ci ritroviamo tutti. Io e Colum siamo felici di condividere l'ultima spiaggia con voi. Quando ti senti all'ultima spiaggia, ti senti solo. Noi ci siamo resi conto che l'ultima spiaggia è un luogo stranamente affollato a tutte le ore del giorno e della notte. L'ultima spiaggia, il luogo di ascolto, dialogo, incontro, scambio, confronto, conforto e sfogo. Perché da qualche parte il vapore dovrà pur uscire e farlo da soli e senza controllo non migliora le nostre giornate. Benvenuti, iniziamo, il sulle mani lo facciamo dopo. Ultima puntata del 2022. Ma come, è già finito? È già finito, è ufficialmente già finito. Ma io avevo un sacco di cose da fare. E le faremo l'anno prossimo. Va bene. Va bene. Episodio numero 39 di Mamma e Papà all'ultima spiaggia, il vostro podcast preferito, che chiude la prima stagione il 31 dicembre. Ne abbiamo già fatte 39. È la 39esima, sì. Ma che bravi però. Hai visto che storia? Alla faccia di chi diceva che non ero costante. Ma e chiudiamo la prima stagione? Chiudiamo la prima stagione. Massimo. Abbiamo un po' di lavori da fare. Sì, dai, ok, chiudiamola. Facciamo le pulizie, sistemiamo. Sì, 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 mettiamo in ordine. Di... Sono due robe da aggiustare. Intanto la spiaggia adesso è vuota, no? Sì, sì, sì. Ma vabbè. Dobbiamo sistemare il Ciringhito. Mojito per tutti. Anzi, Moscow Mule. Va bene. Dobbiamo ripulire la cisterna. Parentesi alcolica da fine dell'anno. Va bene. Quindi e poi cosa facciamo? Dobbiamo pensare anche di cosa parliamo l'anno prossimo. Riprenderemo qualche argomento. Magari ci faccio andare una mano da qualcuno. Sì, qualche argomento lo approfondiamo. Da uno bravo, magari. Bravo. Da qualcuno di bravo o di brava. Sì, certo. nessuna differenza di genere. È stata una bella corsa quest'anno, ma adesso prendiamo un po' di fiato e ci prepariamo per la seconda stagione che Dai. Inizierà. E che cose nuove facciamo nella prossima stagione? Dei balletti, delle coreografie? No, non se ne parla. No, okay. Guarda, l'unico che può fare qualcosa attinente alla musica in casa nostra è Ethan. Tutti gli altri anche no. Lascia stare. Quindi no, balletti no, ma beh, una promessa possiamo farla. Che la sigla sarà molto corta. Sì. La sigla durerà al massimo 7 secondi. Sì, sì. Sì, basta. Grazie per tutti i feedback arrivati. Bella, bella, ok, ma... Sì, sì, bellissima. Basta. Grazie. Basta. Va bene. E poi avremo delle puntate un po' più strutturate, quindi con una struttura, diciamo, un po' più definita. Avremo tanti ospiti. E soprattutto, secondo me, cambiamo la frequenza, che non sarà più tutte le settimane, importante. Ma una volta ogni due settimane. Questo ci permetterà di creare contenuti di qualità più alta e soprattutto aspettatevi delle sorprese. Ci saranno delle puntate a sorpresa. Ok, così, qualche bonus così. Regalato sì, qua e là, sì, sì, perché sì. A noi i bonus. Quando è il momento giusto ce lo infileremo. Va bene. D'accordo. In tanti ci avete chiesto video. Non siamo ancora pronti per fare un passaggio del genere, nel senso che non siamo ancora sufficientemente organizzati. Sì, il problema sono io, perché non sono mai né pettinata né truccata nel modo giusto, quindi dovete aver pazienza. La stavo raccontando in modo così. Un po' più elegante. Vabbè, però si è messi okay. Così. Cosa dobbiamo fare? Tanto le mamme mi capiscono, che problema c'è? Faremo qualche video in più e partiremo già a gennaio con qualcosina. Struccata e spettinata. Assolutamente. Scapigliati. Come una vera mamma sa fare. Ok. Lanceremo la moda degli scapigliati anche nei podcast. E poi l'altra cosa è che stiamo studiando come fare per sostenere il podcast, che ha dei costi, e soprattutto volendo migliorarlo
e volendo farlo crescere, abbiamo un po' di spese di fronte a noi e sono sicuro che ci sono delle persone e delle aziende, delle organizzazioni che avranno piacere di sostenerci, di essere parte del podcast in modo più attivo. Detto questo, ci prepariamo per festeggiare stasera seratone. Sì, come tutti i genitori di figli piccoli, di bambini piccoli, mi immagino. Quindi alle 9:30 serata. Secondo me dormiremo, gli auguri domani. E noi in questo momento siamo al lago di Canzolino, cercatelo se non lo conoscete. È bellissimo, il sole sta tramontando, abbiamo una luce magnifica, ancora un po' di neve rimasta. E con questa bella immagine direi che chiudiamo la prima stagione, chiudiamo il 2022. A proposito di chiusure, ci impegniamo anche a fare delle chiusure decenti nelle varie stasera puntate. Stiamo facendo una chiusura esagerata. Era una chiusura esagerata prima che io la rovinassi così. Grazie per averla rovinata. Quindi, chiusura del 2022, chiusura della prima stagione del podcast e chiusure in generale. Perciò, con questa vista del lago di Canzolino magnifica di fronte a noi, che potrete vedere sui social, a questo punto faremo un breve video, così almeno vi diamo una bella idea di quello che vediamo. Vi salutiamo. Salutiamo il 2022. Lo salutiamo proprio. Sì. Ciao. E salutiamo il 2023 che arriva invece. Ciao. Ciao. Sempre ciao. Benvenuto. Benvenuto e ci risentiamo verso metà gennaio. Grazie di tutto. Grazie. E buon anno. Buon anno. Mamme e papà all'ultima spiaggia tornerà tra una settimana. Vi aspettiamo qui con il vostro drink preferito tra le mani. Grazie per essere stati con noi. Saremo felici di poter conoscere le vostre esperienze e i vostri punti di vista. Scriveteci qualcosa di bello. Vi aspettiamo sul sito l'ultimaspiaggia.club, tutto attaccato. Il link è disponibile in descrizione. E nel frattempo noi ci mettiamo qui comodi ad aspettare quello che porterà la marea. Slango Foil!